Sì, ma quanto sono belle, quanto sono belle le mastropagelle. E invece un bambino che ne sa, come sono quelle del Carlino. Poi un pomeriggio di marzo mi svegliai con le mastropagelle. Le guardavo ed erano molto belle. E chissà invece quelle del Carlino. Chissà cosa ci fanno. Ci fanno un ciao ragazzi. Ciao. Benvenuti con le mastropagelle. Basta, mi sono finita qui. Ragazzi, mastropagelle di Parma Inter, prima 20 secondi della vostra vita solamente per dirvi di scaricare OneFootball, che è l'applicazione number one in the world per avere tutte le informazioni di calcio della vostra squadra del cuore e non solo italiana, estera, campionato francese, tedesco, inglese, ricomincia la rumba del calciomercato, le prime voci di calciomercato, su OneFootball c'è tutto, mi raccomando scaricatela perché è gratis. Prima di partire con Batman Andanovic, piccola premessa: lunedì prossimo non ci sarà, dopo Inter-Atalanta, il video classico del dopo partita, perché sarò in diretta a Cartellino Giallo. Purtroppo una volta all'anno anche l'Inter gioca di lunedì come tutti, e quella volta lì, insomma, o faccio una cosa o faccio l'altra, quindi non riuscirò a fare il video post Inter-Atalanta. Ci saranno il giorno dopo le pagelle, come sempre. Batman Andanovic, voto 6 più. Gli diamo un 6 più a Batman, perché il colpo di testa di Kurtic sullo 0-0 non era facile. A freddo lui ha letto bene la situazione, si è buttato, non ha parato con gli occhi come dicono tanti meme stupidini, si è buttato e ha risolto una situazione che poteva diventare pericolosa. Fossimo andati in svantaggio la partita sarebbe cambiata, quindi fa il suo dovere. Sul gol io lo vedo totalmente incolpevole, insomma arriva il giocatore del Parma, caccia questa secca di piatto, secondo me non ci poteva fare niente, quindi Batman Andanovic si becca un 6 più. L'olandese volante, 6 più anche per l'olandese volante. Il Parma mette su tutti gli attaccanti alla fine, inglese, Pellè, e gioca quasi tutta la partita con Caramella falso 9, che non dà punti di riferimento, e non era facilissimo da leggere certe situazioni, non erano facili da leggere per l'olandese volante, che però, come sempre, essendo l'olandese volante, ha detto: Caramella, non mi cagare il cazzo, bambino, vai a giocare, non mi rompere i coglioni, Caramella, ciao, vai al parco a giocare con i tuoi coetanei, ciao. Quindi 6 più all'olandese volante. Iceman, 6 meno. 6 meno perché Kurtic, il colpo di testa di Kurtic è un po' una disattenzione di Skriniar, di Iceman, che lo lascia un po' troppo libero, gli lascia un po' troppo spazio. Poi in generale partita meno sicura delle ultime, diciamo che non è da insufficiente, però sicuramente del pacchetto arretrato di ieri è quello che ho visto un pochettino più in difficoltà, quindi si becca un 6 meno. Mentre invece bastoncino Findus, il merluzzo più amato dagli interisti, si becca un 6 e mezzo. Partita attenta, partita diligente, con compiti da regista offensivo che ormai ha nelle sue corde. Noi abbiamo due registi offensivi, due registi difensivi. Uno è De Vrij, che fa il centralone della difesa 3, e l'altro è anche bastoncino Findus, che col suo piedino educato ieri ha messo il signor Moccio Vileda davanti alla porta, che poi dopo, vabbè, l'ha tirata a casa di Dio, però ha fatto anche un assist al bacio. Bravo bastoncino Findus. Hakimi, partita un po' dei due volti quella di Hakimi, perché comunque dalla sua parte lui va sempre come un treno, sul fondo ci arriva sempre, mette una bella palla in mezzo per Eriksen, che purtroppo non ci arriva per un soffio, quindi in fase offensiva crea sempre lo scompiglio. Diciamo però che in fase difensiva, magari quando sul gol del Parma con Pezzella poteva forse fare qualcosina di più, quindi diciamo che ha fatto bene, non una partita super, ma benino. In fase offensiva, in fase difensiva rivedibile, facciamo una media e gli diamo un 6. Spiripizza Barella.
di Pizzabarella gli devi dare 7 più per forza. Non basta 7, gli devi dare 7 più. Perché fa un recupero su Caramella che vale tantissimo. Poi solita partita fatta di grinta, di adrenalina, e secondo me è del terzetto di centrocampo il più vivo, quello che tiene sempre il motorino acceso, che cerca sempre di tenere il motorino acceso anche agli altri, in una giornata dove comunque Brozovic e Eriksen non è che mi abbiano fatto impazzire o stupito più di tanto. Per fortuna che c'è Bastoncino Findus, che tiene sempre il motore, che è lì, che quando vede gli altri che dormono un pochettino, fate finta che ci sia Barella sul motorino, quando vede i suoi compagni di centrocampo che dormono un po', lui si mette lì e fa fa le sgommate e li tiene svegli. Quindi Speedy Pizza Barella 7 più, Brozovic 6 più. Fa un liscio clamoroso a un certo punto della Madonna, sì, detta i tempi, fa il suo ruolo da regista, però lo fa a ritmi più bassi del solito. Può anche starci un calo fisico, ragazzi, non è che l'Inter può sempre vincere 3-0, 3-1, 4-1. Può anche starci ogni tanto, in mezzo a tante vittorie rotonde, la vittoria che ci scappa per scapuzzo, la vittoria che ci scappa soffrendo. Diciamo che non è il solito Brozovic, non va ai soliti ritmi un po' blandi. Gli do 6 più, gli do. Innesca, se non sbaglio, no, quello era Eriksen, mi pare. No, era Eriksen. Comunque, a Marcellino Panevino gli do 6 più. Eriksen 6. È lui che aziona, se non sbaglio, Lukaku nel 2-0. Però, soprattutto a inizio partita, soprattutto nel primo tempo, ritmi bassi, e mi perde 2-3 palloni che sinceramente un po' leziosi mi hanno fatto un po' incazzare. Non è una partita da insufficiente, è chiaro. Ragazzi, questo qui prima non giocava mai, adesso ha iniziato a giocare, le ultime partite le ha fatte tutte molto bene, gli ho dato dei bei voti. Può anche scapparci la partita da 6, soprattutto in una partita dove tutta la squadra comunque un pochettino ha faticato, perché non è l'unico ad aver faticato. Diciamo che la prossima volta andrà sicuramente meglio, non una delle sue migliori prestazioni, non una prestazione, diciamo, da ricordare che rimarrà nella storia. 6. Mocho Vileda, 5. Mocho Vileda ieri è tornato un po' il Mocho Vileda dei primi tempi. Diciamo che io ho sposato questa linea. Ogni volta che Mocho Vileda fa una partita buona, io la prendo, la metto via e me la tengo come l'oro, perché siccome che io... sapete che non credo molto in questo giocatore, però insomma nelle ultime partite mi ha fatto stare zitto, e sono contento che mi abbia fatto stare zitto, perché insomma ha giocato anche bene. Però adesso non è che credo che Perisic sia diventato buono tutto in una volta. Ripeto, ogni volta che Perisic mi fa una partita buona, io me la tengo come l'oro, la metto da parte, sono contento che l'abbia fatta, perché non so se la volta dopo la rifarà ancora. Ha giocato bene per 2-3 partite in fila, ieri diciamo che non è stata una delle sue migliori partite. Voto 5, sbaglia un gol davanti alla porta, dove almeno prendi in porta dal di lì, figlio mio, l'hai tirata in curva, almeno dal di lì prendi in porta. E comunque quando fa gol il Parma vengono giù dalla sua parte, lui proprio non c'era, quindi diciamo serata storta per Perisic, può capitare. Dopo 2-3 partite buone te la perdono, prima non te le perdonavo perché le sbagliavi tutte, le sbagliavi 10 in fila, adesso dopo 2-3 partite buone te la posso anche perdonare. Voto 5. Romelone e il Muflone, 7 e mezzo. Cioè Romelone e il Muflone, anche in una giornata dove non segna, è determinante. Quando io dico che l'Inter è Lukaku dipendente, è dipendente proprio per il gioco, per quello che fa, perché è una boa punto di riferimento fisso che sviluppa il gioco dell'Inter, tutto passa da lui. C'è il suo zampino in entrambi i gol, e nel secondo gol fa un'azione da football americano, se ne va da solo, semina tutti, sterza, dà un pallone a Sanchez, che non dico che è solo da mettere in gol, ma quasi. È determinante questo signore, ragazzi, è determinante per l'Inter. Come dico sempre, Romelu in my out, Romelu in my heart, Romelu forever, Romelu nel cuore, 7 e mezzo, Romelu ti vogliamo bene. Sanchez, 8. Primo tempo da 5 e mezzo. In tanti in live mi stavate dicendo: Luca, sostituiamo Sanchez, ma perché non ha giocato Lautaro? E Nigno di qua, e Nigno di là, e Nigno di su. Io dicevo: ragazzi, è vero, il primo tempo di Sanchez è stato deludente, però adesso, prima di sostituirlo, facciamolo giocare un altro quarto d'ora, vediamo cosa succede, poi ne parliamo.
un quarto d'ora del secondo tempo aveva già fatto due gol. Aveva già fatto due gol dopo un quarto d'ora del secondo tempo. Aveva già fatto il signor Nino Maraviglia. Primo tempo da 5, secondo tempo da 9. Due gol e veramente regista offensivo a tutto tondo, passava tutto dai suoi piedi, ha fatto anche dei bellissimi assist per i compagni, quindi facciamo una media, gli diamo 8. Contentissimo per lui che dopo il gol fatto nell'ultima partita di campionato ne abbia fatti due anche oggi, perché probabilmente lui ci servirà tantissimo per questo proseguo di stagione. Voto 8. Vidal 6. Entra in un momento di difficoltà, perché l'Inter gli ultimi 20 minuti veramente è stata in difficoltà tantissimo, non riusciva più a tenere un pallone, non riusciva più a... È vero che il Parma non è che abbia impegnato Handanovic chissà quanto, però abbiamo fatto tutti gli ultimi 20 minuti nella nostra metà campo e Vidal è stato di aiuto con la sua energia, con la sua grinta, col suo pressing per cercare di tappare più buchi possibili e cercare di far fare meno gioco possibile al Parma, quindi si becca un 6. Martinez 5 e mezzo. Ieri mi ha fatto incazzare. Ieri era una di quelle partite che porca puttana non teneva un pallone, sbagliava tutti gli stop, siamo in difficoltà gli ultimi 20 minuti, quando il pallone arriva là da te tieni sto cazzo di pallone, almeno stoppala bene, cerchiamo di... Non riuscivamo più a fare due passaggi in fila e lui sbagliava tutti gli stop. Va bene, una partita storta ci può stare, ha fatto benissimo nelle ultime partite, però insomma siamo qui a valutare i giocatori partita per partita. Mi dispiace Lautaro, nella partita di ieri ti do 5 e mezzo, anche se hai giocato poco. La prossima volta per favore, se entri dalla panchina un po' più deciso, tieni un pochettino più di palloni, perché abbiamo sofferto molto. 5 e mezzo anche per Darmian, che ha giocato pochi minuti. Sapete che io Darmian è il mio pupillo, lo difendo sempre, però cazzo, ti sei fatto ammonire, hai fatto un fallaccio in una zona del campo dove potevi anche temporeggiare. Quel pallone lì alla fine poteva anche costarci caro, per fortuna che il Parma non ha segnato, ma poteva costarci caro. Anche te la prossima volta un pochettino più attento. Conte 6 e mezzo, portiamo a casa una vittoria con fatica contro un avversario che storicamente sia a Parma che a San Siro ci fa sempre soffrire, ma sempre sempre sempre. Mette in campo la formazione che mi aspettavo, insomma era abbastanza annunciato il cambio di Sanchez con Lautaro, un turno di riposo a Lautaro, e io ero anche d'accordo con questa decisione, perché Sanchez lo vedevo bello gasatino, che veniva dal gol dell'anno scorso, e quindi insomma Sanchez secondo me era giusto che giocasse, e ha giocato e ha avuto ragione perché ha fatto anche due gol. Quindi continua la nostra rincorsa, guadagniamo 2 punti sul Milan, quindi all'allenatore, anche se portiamo a casa questa gara con fatica, gli diamo 6 e mezzo. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare. Ciao.